Domani, 6 gennaio 2016, è un giorno che verrà ricordato dagli amanti della Dark Wave. Tornano in scena i Sis Felix, il gruppo foggiano di ispirazione machiavellica nel nome, nato negli anni Ottanta, che torna a calcare la scena con una produzione tutta nuova, una scommessa benedetta da Radio Spia, la sua 8ª pubblicazione, che mira a scrivere una nuova pagina di post-punk internazionale, partendo proprio dalla Puglia. Motionless Thinking, musica per guardare oltre le proprie ombre, è il risultato di una produzione sensibile che riassembla i toni della dark wave cari agli anni Ottanta e dona alla band una dimensione assolutamente moderna e personale. Roberto Pellicano, Matteo Mucciarone, Giuliano Parisi, Giuseppe Mallardo, Davide Cavallo si presentano all'Auditorium Santa Chiara. Due soli al momento i brani del singolo, 8 minuti, dicono che martellano l'anima. Si torna sul palco non per suonare dal vivo, ma per presentare queste due nostre creazioni, che è frutto della nostra profondità. Poi questa immagine di Agostino è emblematica, cioè siamo proprio nel profondo, come abbiamo ampiamente descritto durante la presentazione. Puntiamo a guardarci dentro, ma a scavare nella nostra interiorità, che è la cosa più importante. In questo sistema di immagine, di apparire tutto in superficie, abbiamo bisogno di qualcosa di sostanza. Un prodotto del genere nasce da una buona idea. I Sis Felix avevano davvero un'ottima idea. I loro contenuti volevano esprimere la difficoltà dell'uomo attuale che si ritrova imprigionato in una società che tende a dare negazioni o omologazioni fino a farla esplodere dall'interno e quindi fare ciascuno di noi la propria vita per come ritiene giusto, creando una sonorità che stesse al passo con i tempi, che quindi magari ricordasse un po' tipo Joy Division, i Cure o Bowie, lo stesso David Bowie, ma che comunque non scopiazzasse nessuno di loro. Ci siamo riusciti? Ci siamo riusciti, secondo me sì, secondo tanti altri anche.